sono il presidente del Centro Collegialese di Storia e Archeologia di Collegiano e sono stato coinvolto, invitato a fare, a organizzare questa mostra di... e quindi per il 27 di gennaio, giornata della memoria, il Collegiano da parecchi anni è presente e abbia la sensibilità di ricordarlo, fare anche dei viaggi, credo, annuali ormai da decine d'anni nei luoghi dove si sono svolte le terribili vicissitudini della guerra e di chi ha sofferto e subito queste angherie, questi problemi che vorremmo dimenticati anche se non i nostri, ancora le guerre non sono finite, anzi trovano motivo per continuare in parecchi posti dell'Europa e del mondo. E quindi l'associazione è stata invitata dall'assessore Cristina Sardia a organizzare e se in primo momento c'era un po' di titubanza abbiamo avuto la curiosità di leggere il perché, chi era il volo di Angelo, cosa significava. E quando ho portato il consiglio dell'associazione con le motivazioni e con la storia, il nostro gruppo che è un gruppo abbastanza coeso, eccetera, ha detto sì, veramente dobbiamo andare avanti. Ecco, il nostro gruppo da qualche anno gestisce il cimitero ebraico a Conegliano, abbiamo appena pubblicato il 7 dicembre un libro della Conegliano ebraica e quindi sono i temi che l'associazione sta portando avanti. Non per questo ci siamo impegnati immediatamente e per realizzare questo allestimento ci siamo mossi in più direzioni per poter soddisfare le esigenze. Da prima la necessità di allestire un muro, una parete per aumentare la superficie espositiva e qui ho coinvolto la Scuola Emilia di Treviso e ringrazio Davide Petrin, presidente, e Sandro Martini, direttore, perché sono tutti i ragazzi che stanno facendo i corsi di formazione in quel di Treviso, ma per loro è stata un'esperienza molto bella e una conoscenza della storia di Angelo anche da parte loro, ma una conoscenza anche della città di Conegliano da parte di questi ragazzi e quindi è stato un momento importante. Per la guardia mia, come si fa? Ci vuole disponibilità. Il gruppo Alpini Città ha risposto sì, si prestano a questo servizio. Il coordinatore Enzo Ageo sarà lui a gestire un po' gli alpini il giovedì e venerdì e i volontari dell'associazione del Centro Conegliano di Storia e Archeologia si attiva invece per la guardia mia e aprire alle scuole sabato e domenica. E qui ringrazio Francesca Morandini che fa la coordinatrice dei nostri associati e quindi è un lavoro che va anche molto lungo perché ci è data la possibilità, nel tempo va fino al 26 di febbraio questa mostra e dà la possibilità a molte scuole di venire a vederla. Ecco, questo preambolo aperto, adesso io invito il signor Sindaco, per un saluto a voi, grazie, Fabio Chiesi, Sindaco di Comune. Grazie. Grazie Silvano, i ringraziamenti che hai fatto te, per cui non voglio ripetermi, voglio solamente dire che giustamente dicevi non vorremmo ricordare, ma per passare oltre a determinate cose che sono successe, che dimostrano dove l'animo umano purtroppo può arrivare in senso negativo, bisogna anche ricordare, no? E io ringrazio Alessandro per questo, oggi ci ha portato questa mostra, ma ci fa vivere anche attraverso il suo libro un'esperienza legata al padre Angelo, che come tutte le persone con un grande onore, grande dignità, nella propria vita non ha mai raccontato se non in piccoli pezzi ciò che era successo. E devo dire che oggi la testimonianza di Alessandro nel ricordare padre attraverso il libro, attraverso queste opere qua, è una testimonianza di grande amore per il padre, di grande amore per la famiglia, ma anche di grande amore per tutti i cittadini che insieme a lui oggi vogliono ricordare quello che è successo perché non succede più. Come dicevi, ci sono parti del mondo in cui purtroppo sembra che la storia non abbia insegnato nulla. E non sono così lontani da noi, non sono così lontani da noi non solo a livello geografico, ma anche a livello mentale, perché quando vogliamo magari non ricordare determinate cose, abbassiamo l'asticella di quella che deve essere l'attenzione rispetto ai diritti di tutti, rischiamo inevitabilmente di ritrovarci in barre simili a quelli che hanno vissuto persone che non sono
chissà che generazione andranno. Qui parliamo del padre di Alessandro, per cui generazioni che ci hanno preceduto di poco e che erano persone, ripeto, con un orgoglio, un amore per la propria patria enorme, che hanno dovuto subire a causa di questo delle angherie. Per cui io volevo ringraziare Alessandro, volevo fare un grande applauso a lui e a tutta la sua famiglia. Si ripercorrono certi percorsi, inevitabilmente si riaprono determinate ferite, ma anche il coraggio che hai nel riaprirle è per dare testimonianza a tutti della vita che ha vissuto non solo suo padre, ma anche altri centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone che come lui hanno subito. Tra l'altro una storia abbastanza particolare, ma poi la ricordare Alessandro, di chi non aveva neanche i diritti del prigioniero di guerra, ma di chi inevitabilmente era considerato per certi versi un militare inarrabbiato. Per cui una situazione ancora peggiore di quella già drammatica che vivevano anche. Ecco, grazie per l'organizzazione, grazie, un ringraziamento come sempre agli alpini che una volta in più hanno dimostrato la propria sensibilità rispetto a un tema come questo e rispetto a una città che deve molto a loro, deve molto alla propria storia. E grazie, grazie, perché in questo mese potremo veramente ripercorrere momenti drammatici pensando di poter lottare perché in futuro questi non avvengono più, ma non ci siano neanche nei pensieri. Grazie, buon lavoro a tutti, buona giornata. Grazie alla cultura Cristina Sardi. Grazie a tutti, io ovviamente ormai sapete quasi tutto. Volevo solo ricordare che ci saranno anche degli spettacoli che raccontano questa storia e la raccontano sia per le scuole che per gli adulti. Spettacolo sarà sabato 21 gennaio alle 11 per gli istituti dei ragazzi più grandi e alle 20.45 per la cittadinanza al Dina Orsi. E poi giovedì 2 febbraio alle 11 si tenterà, ho parlato con l'artista che mi segue e farà queste performance, si tenterà di raccontare questa storia anche ai più piccoli, che non è una cosa tanto facile. Volevo solo sottolineare che l'amministrazione continua in un percorso che abbiamo ritenuto molto interessante, quello di legare, e voi sapete che è appena finita la mostra Le immagini della fantasia e le figure, appunto, figure immagini dell'immaginario, nel quale attraverso la Fondazione di Sabine abbiamo fatto vedere le illustrazioni di molti libri, sono stati letti questi libri e anche questa mostra ha un percorso similare perché insieme al racconto visivo c'è anche il racconto con la voce e credo che sia veramente coinvolgente, un modo molto interessante dal mio punto di vista di avere più modi di guardare a una storia che viene raccontata. Io ringrazio naturalmente tutti, questa mostra ha avuto delle traversie dovute al Covid perché era stata pensata ancora nel 2019, sono molto contenta che ora siamo qui tutti insieme e vi auguro una buona visione. Saluto e invito Alberto Villanova, consigliere regionale, per l'intervento. Grazie Silvano, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare l'associazione Storia del Collegio di Cornellese, voglio ringraziare la famiglia Gatto per aver messo a disposizione questa mostra e ovviamente tutti voi che siete qua all'amministrazione comunale e i nostri medici alpini che come sempre si rendono disponibili. Diceva bene il sindaco sulla ferita della storia, una ferita che sicuramente va fatta guarire ma non va lasciata nell'ombra. Non va lasciata nell'ombra perché quello che è stato successo poche generazioni fa, meno di 80 anni fa, è una ferita che ha provocato danni incalcolabili, danni all'umanità, il sonno della ragione è stata definita. E abbiamo bisogno di portare avanti la memoria, proprio la memoria va ad illuminare quello che sono state le origini di questa immane tragedia mondiale. Un'immane tragedia che è nata nell'ombra, che è iniziata a strisciare nell'ombra, nell'oscurità, e ha provocato quello che
adesso ci sembra veramente impossibile da concepire. Quando ho avuto l'onore di portare avanti la legge sulla memoria dello Shoah in Consiglio regionale, la prima legge a livello nazionale, abbiamo avuto modo di fare delle commissioni, di ascoltare chi ha avuto i genitori, i parenti, zii, fratelli che sono morti nei campi, che hanno vissuto quello che è successo. E sentendo i loro racconti, la cosa che sembrava veramente era impossibile capire come è successa una cosa del genere. Ed era impossibile capire come fosse successa anche qui da noi. Quando vediamo nelle nostre città, nei nostri paesi, le pietre d'inciampo, oppure quelle targhe che ogni tanto magari vengono dimenticate, che dovrebbero ricordarci quello che è successo, noi facciamo fatica a concepire. Ed ecco che queste mostre, tutte queste belle iniziative che avvengono in concorrenza con la giornata della memoria, servono proprio a far sì che si porti avanti questa fiaccola di luce, di ragione, che ci faccia capire quali sono state le origini di questo male. E soprattutto noi, la nostra generazione, le generazioni precedenti, che magari hanno vissuto o hanno visto gli esiti di questa immane tragedia, hanno il compito di tramandare questa fiaccola, questo testimone alle nuove generazioni. Devono far capire quello che è successo perché non succeda mai più. E questo è un compito che tutti noi, ogni singolo cittadino ha, proprio per tramandare quello che è il senso civico, il senso di essere uomo, di essere donna, di essere umano e di non andare verso quegli atti diabolici che veramente hanno rovinato l'intera generazione. Quindi grazie veramente per aver organizzato questa mostra e grazie a tutti quelli che porteranno avanti questo testimone. Adesso io devo ringraziare Alessandro Gatto perché ci ha trascinato a conoscere una storia e veramente una storia straordinaria. Quando abbiamo letto il testo, quando si arrivano le prime 2-3 pagine, poi si legge di un artista che disegna per avere il cibo da dividere con gli altri italiani. Poi via via che si leggono le pagine verso la fine, c'è sempre un tema della sopravvivenza per lui e con un pensiero sempre agli altri, perché sostiene e aiuta sempre anche chi è con lui in questa tragedia dei campi di concentramento. Quindi è veramente un libro da leggere e veramente una cosa molto molto bella e intensa, devo dire. Adesso Alessandro Gatto non interviene, ma vorrebbe comunque di sua salutare. Saluto. Saluta. E poi ci invita poi a fare una visita insieme. Lui sarà a disposizione i sabati e le domeniche per fare le illustrazioni e naturalmente quando non ci sarà lui qualche piccole guida o le guide le faremo con gli associati del Centro Conegliandese di Storia e Archeologia. Alessandro. Salve a tutti, mi associo ovviamente a tutti i ringraziamenti che avete fatto, però vedo tra il pubblico un volto fra tanti, amico, è quello di Deborah Baselli. Voglio ringraziarla, sento il dovere di ringraziarla perché è merito suo se la mostra è qui a collegare. Ho portato la prima volta in 2 occasioni e ha portato la proposta all'amministrazione, l'amministrazione che l'ha accolta senza nessuna remora e che si è prodigata fino a stasera. Grazie mille. Adesso il volo di Angelo comincia, decolla di nuovo stasera. Allora, restando nella metafora del volo, io do il benvenuto a bordo a tutti voi. Faremo questo viaggio che incontrerà delle perturbazioni anche forti, perché come diceva bene Marco Alessandri nel libro, voleremo sopra le vergogne del genere umano. Riusciremo a arrivare sani e salvi. Probabilmente una volta a terra scopriremo che il nostro bagaglio è un po' più pesante. Grazie. Grazie a tutti i testi del libro e insomma,
Buonasera. Voi dovevate essere qui mercoledì. Mercoledì abbiamo montato la mostra, nel senso che abbiamo attaccato i quadri di sopra. E è stato divertentissimo. Ci siamo divertiti un casino con le persone, erano un 5 disgraziate che montavano questa mostra. Sembra, almeno per quanto mi riguarda, sembra che mi diverta, perché ogni volta che io tocco quei quadri, oppure ogni volta che salgo sul palco a fare poi lo spettacolo che faremo la settimana prossima, vi giuro che non è assolutamente facile farlo, né toccare i quadri né fare lo spettacolo. Perché mai come in questa circostanza, mai come in questa circostanza, si è vicini alla storia, senza la mediazione dei libri. Si è vicini alla storia. Ancor più di andare per esempio al Tempio dell'Internato che è a Terra Negra a Padova. Questa mostra è ancora più vicina alla storia. Assomiglia molto alla sensazione che si ha quando si entra in un posto preciso a Milano, sulla sinistra della stazione centrale, in fondo c'è il binario 21. Più o meno si ha, almeno io ho più o meno la stessa sensazione, di essere molto vicino alla storia, molto vicino al bardo. Alessandro è stato recentemente a Milano e mi ha raccontato che è andato per visitare il binario 21, il binario 21 quel giorno era chiuso, però il binario 21 è già stato oggetto di atti vandalici, quindi le finestre del binario 21 sono state danneggiate. Evidentemente il problema non è solo distante da noi in un altro paese, il problema continua a esserci, ma non distante da noi, no? Se il binario 21 è stato danneggiato. Quindi noi ci troviamo in questa situazione un po' particolare e si è molto vicini alla storia in questo caso. E questa è una storia che in qualche modo ha un lieto fine, perché ha un lieto fine. Lo vedete nello spettacolo, lo vedete durante la visita. Ma questo lieto fine non so se sia proprio un lieto fine, perché quando facciamo lo spettacolo, un po' di tempo fa, il lieto fine non c'era, perché le notti di Angelo Gatto sono segnate dagli incubi di quel che succede in quell'anno e mezzo. Le notti di altre persone che hanno vissuto l'esperienza concentrazionale, come si dice, tipo Primo Levi, nonostante sia stato un salvato, la sua vita non ha avuto un lieto fine. Molte persone che hanno vissuto questa esperienza concentrazionale, pur essendo uscite da questa esperienza, non hanno avuto una vita normale. Quando siamo andati a Trapani a fare il volo di Angelo, la regista dello spettacolo mi ha chiesto di cambiare la fine dello spettacolo, di farlo diventare da un finale che fa riflettere su queste cose a un finale gioioso. Perché la prima opera che fa Angelo Gatto di arte sacra, pagato in cibo, la fa in un campo di concentramento in Germania per la comunità polacca, dipinge una Madonna. E il finale a Trapani era che la luce dell'arte attraversa comunque questa situazione incredibile, quella di campo di concentramento. Quel finale io l'ho fatto perché mi hanno mandato a farlo, l'ho fatto. Però io non credo che il finale sia questo. Il finale per me è quello delle persone che hanno questo buco nero dei propri genitori che non raccontano cosa hanno vissuto in quegli anni, in quel particolare momento, in quella memoria. All'inizio della mostra ho detto delle cose, delle frasi, e una delle frasi è mia, e dice che il mio augurio è che questa mostra faccia in modo che Angelo Gatto in qualche modo si liberi di questo suo peso, ma non lo sapremo mai perché Angelo Gatto non c'è più. Io l'unica cosa che spero veramente è che la mostra, il fatto che Alessandro abbia dipinto queste 46 tavole, abbia liberato lui. Lo spero davvero. Buona visita.
Grazie. Devo solo ringraziare anche D'Abuso per il coordinamento con per i lavori che è stata sempre presente. Quindi a tutti voi buona visione. Ieri ho fatto la presentazione, ma anche a Prealpi c'è stata vicina, perché in queste cose bisogna sempre avere una parte economica anche che sostiene e che aiuta. E devo dire, ieri c'era presente il consigliere Aristi Zilio, e quindi la banca è sempre presente, vedo che a Conegliano non c'è manifestazione che non ci sia una loro presenza, quindi ringraziamo anche loro. Adesso non tutti, ma un po' alla volta, saliamo le scale o l'ascensore qui, è piccolino, e poi ci distribuiamo nelle varie sale, perché tutti troppo vicini è un problema. Quindi grazie a tutti per la presenza, accompagnati da Alessandro Gatto.